Ma io ne ricordo anche una contro la Lazio quando eri a Catania, che lì sei stato decisivo all'Olimpico. Era lo stadio in Tanghe, che non... tribuna stampa. è stato un problema personale, col Tanghe. Lì ho fatto alla Riquelme il topo ciccio Il dopo Ciccio. al presidente della Lazio. Sì, perché io la racconto un po' veloce. Ero in giro a Roma in vacanza e stavo davanti alla Fontana del Trevi col passeggino mio figlio per lanciare la monedina che si fa a Roma. E mi prende una persona e mi dice: dobbiamo andare a parlare col presidente. E io le dico: il presidente di cosa? Io ero in vacanza, giocavo nel Brasile, e dico: ma dobbiamo andare a parlare col presidente, ti sta aspettando. E mi siedo, parlai con lui e mi dà la mano e mi dice: guarda, che io quando do la mano firmo un contratto. E le dico: mi devi aspettare, devo tornare in Brasile, gli devo dire ai brasiliani che non rimango, non saranno felici perché a Gremio ci tenevano, e poi torno e parliamo. Beh, sono andato in Brasile, mi sono beccato una causa nella FIFA e sono tornato a Roma e sparito. Sparito, sparito, non rispondeva, dico: non è possibile. Beh, situazione, in quel momento Pietro Lo Monaco, che era l'amministratore delegato del Catania, si era messo d'accordo con Lotito. E il Catania stava cercando un centroavanti e quindi si erano messo d'accordo tra lui e Lotito di che io dovevo andare a giocare in Sicilia, però io non sapevo dove stava Sicilia in quel momento, no? Sinceramente, in quel momento dico: quando viene e mi dice dobbiamo andare a Catania, io non sapevo niente, però io avevo. Cercavo su Google, no? In quel momento non lo sapevo, però avevo tanta voglia di giocare, avevo tanta voglia di giocare, e sono venuti a prendermi lì a Roma, e mi hanno portato a Catania, e lì ovviamente è un'altra storia, però sì, mi ricordo che Catania eravamo ultimi in classifica, la gente era un po'. E poi fai gol contro la Lazio. E poi faccio il gol contro la Lazio, in trasferta all'Olimpico. Loro entrano in zona retrocessione e noi usciamo. E sì, l'ho dedicato al presidente che stava guardando lì, però senza rancori adesso, una storia in più che mi ha lasciato il calcio. Sarà stato contento. No, io ero lì davanti che mi gustavo lo spettacolo, purtroppo da tifoso della Lazio mi ha fatto tanto male, però insomma queste sono le storie di calcio che poi raccontiamo, perché poi giustamente ci sta fornendo anche delle questioni importanti relative a quello che è successo con Lotito, perché poi gli affari con il presidente in quegli anni era cosa normale e secondo me poi Max in quella circostanza meritava probabilmente molto più rispetto. Io mi ricordo che ero arrivato e sono dovuto aspettare 2 ore perché lui stava litigando per il caso Ledesma Pander e quindi stava Sì, litigando. sì, sì. Erano fuori rosa e poi l'Edesma fu ritirato. Sì, una cattiveria al telefono che dico: io devo parlare con questo. Poi dopo, quando mi ha visto staccato il telefono, è venuto, mi ha abbracciato, sorriso, dico: che talento. Eh beh, Lotito è famoso per questo. Grande. Questa era bella, questa era bella.